Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Ilaria e oggi vi mostro 10 usi incredibili del bicarbonato. Primo uso, possiamo pulire col bicarbonato il divano o il materasso che abbiamo a casa, ma ovviamente anche le poltrone. Basta ricoprire il divano o le poltrone con del bicarbonato, lasciare agire per qualche minuto o anche per qualche ora in base a quanto è sporco il divano e passare subito dopo l'aspirapolvere. Questo metodo rinfresca e disinfetta perfettamente il vostro divano o la vostra poltrona. Lo stesso procedimento si può utilizzare per il materasso e anche per i tappeti e anche per le tende. Il bicarbonato è un buon modo per disinfettare, per rinfrescare e per profumare ed eliminare gli odori dei vostri tessuti. Secondo uso, eliminare le macchie di caffè dalle tazze. Lasciate la superficie coperta col bicarbonato per un paio di ore o magari se la macchia è abbastanza forte anche per tutta la notte. La mattina dopo, o quando comunque è passato il tempo che vi serve e vi sembrerà necessario, pulite con un panno umido. Terzo consiglio che vi voglio dare è lucidare l'argento. Quindi, se non volete utilizzare prodotti chimici, il vostro dato numero 1 è il bicarbonato. Prendete un contenitore, foderatelo con un foglio di alluminio, riempite il contenitore con acqua calda e sciogliete dentro qualche cucchiaio di bicarbonato e anche se volete per avere un effetto migliore anche un po' di sale. Immergete il vostro oggetto e lasciatelo lì agire per un'oretta. Rimuovete l'oggetto ed è asciugatelo con un panno morbido. Avrete la vostra argenteria pulita e brillante con un rimedio naturale. 4. Pulire teglie e pentole, fornelli e forno. Il bicarbonato è l'alleato numero 1 naturale per la pulizia in cucina. Le pentole o magari anche le teglie basta cospargere con del bicarbonato sempre unito con un pochino di acqua. Io faccio un composto denso. Lascio agire il composto sulla pentola o sulla teglia, nel forno o anche sui fornelli incrostati per il tempo necessario. Pulisco con un panno bagnato morbido e elimino tutte quante le tracce di bicarbonato e di incrostazioni e la vostra cucina splenderà in modo naturale. I taglieri di legno si sa bene che dopo un pochino di utilizzi rimangono sporchi. Inoltre non possono essere lavati con del semplice detersivo perché il legno assorbe il detersivo e quindi non mi sembra il caso tagliare e poi usarlo per i nostri cibi quando è pieno in realtà di detersivo. Prendete del bicarbonato, cospargetelo sulla teglia, lasciate agire il bicarbonato. Subito dopo procedete con tagliare mezzo limone e con il limone come se fosse una spugna strofinare il vostro tagliere. Rinfrescare le bottiglie di plastica. Chi di noi non ha delle bottiglie di plastica o magari delle borracce che col passare del tempo hanno una puzza? Basta mettere 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio e riempire la bottiglia o la borraccia con dell'acqua. Lasciate agire tutta quanta la notte in modo che l'odore vada via. La mattina dopo si può risciacquare giustamente benissimo in modo da eliminare tutte le tracce di bicarbonato e si può utilizzare la borraccia di torno come se fosse nuova. Il bicarbonato serve anche per pulire il legno. Ovviamente i mobili, soprattutto i pensili della cucina che sono di legno, col passare del tempo accumulano giustamente gli odori e lo sporco della cucina, quindi diventano più neri e più opachi. Si può fare sempre composto di bicarbonato e in questo caso si può aggiungere anche un po' di olio di cocco. E si può andare a strofinare questo composto sul nostro pensile di legno o con una spugna o con un panno morbido o anche semplicemente uno spazzolino da lenti vecchio. Strofinate per bene, lasciate un pochino magari agire per qualche minuto e risciacquate. Vedrete il vostro legno che sarà rinato e sembrerà veramente come nuovo. 8. Il bicarbonato può essere utilizzato in giardino. È un grande alleato per le piante e il terreno perché è un rimedio naturale per la crescita delle piante. Il bicarbonato riduce il livello di acidità del terreno ed è anche un ottimo pesticida. Si può mescolare il bicarbonato di sodio con acqua e una piccola quantità di olio di oliva e spruzzarlo sulle piante. Questo composto ucciderà i ragni, gli acari e gli insetti nocivi per le piante. 9. Elimina la muffa e le incrostazioni nel bagno. Ebbene sì, il bicarbonato ha un grande potere sbiancante, quindi può essere utilizzato per pulire tutte le incrostazioni e le muffe che ci sono in bagno o comunque in generale negli angoli della casa. Basterà anche in questo caso fare un composto di bicarbonato e di acqua ed andare a pulire le superfici. Anche le piastrelle possono essere lavate con il bicarbonato e appunto riusciranno ad eliminare tutte quante le sporcizie che ci sono nelle fughe delle piastrelle. 10. Si può utilizzare il bicarbonato per pulire i nostri panni e quindi nella lavatrice. Il bicarbonato non solo pulisce a fondo la lavatrice, quindi può essere utilizzato da solo per pulire insieme sempre all'aceto la lavatrice e disinfettarla,
ma può essere anche aggiunto, io lo faccio sempre, al nostro bucato. Il bicarbonato ha un alto potere disinfettante, ha un alto potere pulente e anche sbiancante. Quindi se viene aggiunto nel nostro detersivo normale, potenzia ancora di più le proprietà del nostro detersivo. E adesso due altri consigli per l'uso del bicarbonato. Il bicarbonato può essere utilizzato anche per eliminare gli attacchi d'arte di vostro figlio sui vostri muri di casa. Quindi potete sempre fare un composto di acqua e di bicarbonato, metterlo su una spugna e andare a pulire appunto i muri che si sono sporcati con magari pastelli a cera, pastelli e gessetti colorati. E quindi lasciare di nuovo una tela bianca per la creatività di vostro figlio. Un altro consiglio che vi voglio dare è quello di utilizzarlo nel frigorifero. Non solo per pulire il frigorifero sempre facendo un composto di bicarbonato e di aceto, ma anche per appunto eliminare gli odori che ci possono essere nel frigorifero. Quindi basterà mettere in un vasetto aperto oppure magari con dei fogli nel coperchio il bicarbonato e lasciarlo nel frigorifero. Dopo un certo periodo di tempo il bicarbonato andrà cambiato perché magari si solidificherà. Un altro consiglio che vi voglio dare è quello di utilizzare il bicarbonato come rimedio per la puntura d'insetto. E una come me che viene punta praticamente quasi sempre nelle zanzare all'estate, il bicarbonato è un ottimo rimedio appunto per lenire il dolore e il prurito della puntura d'insetto. E voi quali altri usi del bicarbonato conoscete? Li conoscevate già questi trucchetti? Fatemelo sapere giù nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella e lasciatemi un bel like. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!